e con il dottor Angelo Gismondi del Rotary Club di Castellammare di Stabia per un convegno che verte sull'anoressia. Dottor Gismondi, perché ha sentito il club la necessità di approfondire questo delicatissimo tema? Il Club Rotary di Castellammare, il Rotary International, ha sempre nella sua mission quella di portare un messaggio di speranza nei confronti di coloro che possono avere difficoltà le più disparate. Interviene da anni e sta arrivando alla quasi completa eradicazione della polio, e così interviene per varie altre problematiche. Per quanto riguarda l'anoressia e la bulimia, si è sentita l'esigenza di fare un progetto dedicato a questa problematica, perché insomma, si pensi all'estrema gravità e risvolti spesso drammatici di questa patologia. Rappresenta l'anoressia la prima causa di morte tra le giovani tra i 12 e i 25 anni, è un dato questo poco conosciuto, sul quale quindi bisogna intervenire e intervenire tempestivamente. Ci sono dati alla mano che almeno esplicano il trend dei casi di anoressia che sono in crescita o in calo? Ma sono stabili per quanto riguarda le ragazze, diciamo in crescita per quanto riguarda i ragazzi. L'anoressia è una patologia a netta prevalenza femminile, però negli ultimi anni sta colpendo sempre di più anche gli adolescenti maschi. Per dare un esempio delle dimensioni del fenomeno, tra disturbi conclamati e disturbi subliminali, quindi disturbi che non si soddisfano tutti i criteri diagnostici dell'anoressia, ma che comunque potrebbero evolversi in anoressia conclamata, abbiamo calcolato che un ragazzo su 10 ne arriva a soffrire, quindi una classe tipo come una classe di liceo di 20 ragazzi, è probabile che ci sia un ragazzo o una ragazza che abbiano già sviluppato un disturbo alimentare, perché uno dei picchi di insorgenza dei disturbi alimentari è proprio l'adolescenza. E con il presidente del Rotary Club Castellammare di Stabia, il dottor Raffaele Aruta. Dottor Aruta, una platea di studenti che attenta a questo tema che il Rotary Club ha promosso, come commenta questo riscontro? Il riscontro è stato sicuramente positivo, rientra in quelli che sono gli obiettivi del Rotary e in particolare del Rotary di Castellammare di Stabia, sulla scia di altri convegni che hanno trattato problematiche altrettanto, diciamo, di impatto sociale forte, come quello effettuato a febbraio della violenza contro le donne. Il riscontro da parte dei ragazzi è stato sicuramente positivo, c'è stata l'aula del liceo scientifico Francesco Severi piena, i ragazzi si sono dimostrati attenti e partecipativi e i relatori si sono dimostrati all'altezza della situazione, hanno illustrato con chiarezza quelli che sono i risvolti soprattutto patologici di queste particolari problematiche che affliggono i giovani e in particolar modo le ragazze tra i 12 e 25 anni, per cui il risultato è stato sicuramente brillante. Il tema dell'anoressia rientra tra argomenti che comunque curano il club in particolare, o avete sentito una particolare esigenza nell'approfondire questo delicatissimo tema che coinvolge per lo più adolescenti? Diciamo che uno degli argomenti che rientra in una delle 5 vie di azione del Rotary, che è intitolata proprio al pubblico interesse, quindi c'è una via di azione denominata azione pubblico interesse che ha tra i suoi obiettivi quello di poter realizzare iniziative di forte impatto sociale sul territorio in cui compete l'attività rotariana e che tendono a migliorare la qualità della vita delle persone che appunto vivono nella zona di competenza dell'attività rotariana. Numerose sono le iniziative appunto che vengono svolte in questa linea di azione e questo convegno di oggi si inquadra appunto in questa linea programmatica che prevede numerose altre attività e di impatto sociale forte, per cui è solo una di quelle iniziative che viene svolta nell'ambito delle attività rotariane,
con le quali ci si prefigura e ci si auspica possano essere apportati degli utili contributi al maggior numero possibile di persone. Ecco, la professoressa Carmen Matarazzo, che è stata una delle relatrici di questo convegno, qual è stata la natura del suo intervento? Il mio intervento è nato soprattutto dalla mia esperienza di docente, di genitrice innanzitutto, di persona e poi anche di persona impegnata nel sociale. Quindi soprattutto un discorso non da specialista, ma estemporaneo, quello che ho fatto tante volte con i ragazzi in classe, quello che mi sentirei di fare con qualunque giovane. Riconoscere i punti importanti della nostra personalità, puntare su quelli e quindi considerarci liberi da ogni altro condizionamento.